Salve a tutti, riprendiamo le nostre lezioni sull'improvvisazione. Siamo alla lezione numero 2 del manuale. Varianti ritmiche e trasporto sull'accordo maggiore. Ora faremo alcuni esercizi variando il ritmo delle note di un accordo. Suoniamo l'esercizio che segue con la mano destra per 2 o 3 volte, poi proviamo con la mano sinistra all'ottava sotto e infine suoniamo l'esercizio a mani unite. Mano sinistra. Ora lo suonerò a mani unite. Come vedrete, se avete il manuale, non rispetto l'estensione, cioè questo sarebbe il do centrale e corrisponderebbe a questo. Io suono con le mani più distanti a 2 ottave, per far capire meglio. Ora lo suonerò a mani unite. Un altro esercizio, numero 4, con ritmo diverso. Proveremo prima a mani separate e poi mani unite. Lo faccio direttamente a mani unite. Il tempo è 4 quarti. Ci sono degli esercizi da fare. Inventiamo varianti ritmiche sull'accordo di Do usando i ritmi 2 quarti, 3 quarti e 4 quarti. Allora, per i 2 quarti e 4 quarti non ci sono molti problemi, perché essendo ritmi binari, noi siamo bipedi e abbiamo 2 gambe e 2 braccia, quindi quando camminiamo o quando ci muoviamo con le mani, ci viene spontaneo pensare 1 e 2. 1 e 2, oppure 1, 2, 3, 4. Bisogna fare attenzione invece al ritmo di 3 quarti, perché pur essendo un tempo semplice, ha un battere seguito da 2 levari, quindi bisogna fare molta attenzione a non confondere gli accenti. Provo in 2 quarti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adesso 3 quarti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Ecco, la scansione ritmica nel 3 quarti deve essere sempre molto percepibile. Poi ne facciamo uno in 4 quarti. Alcune varianti, spostiamo la mano destra verso l'acuto e mettiamo le dita sull'accordo di Sol, Sol, Si, Re, cioè dalla posizione di Do, Do, Mi, Sol, con la stessa distanza fra le dita, mi sposto sul Sol con il pollice, Sol, Si, Re. Questo è un altro accordo maggiore, un accordo di dominante, vedremo più avanti che cosa significa. E facciamo delle varianti ritmiche. Adesso ripeto l'esercizio numero 3, il primo che ho fatto, trasportato da Do a Sol. Basterà semplicemente guardare le prime 3 note, e poi seguire l'andamento ascendente o discendente delle note scritte.
oggi ci fermiamo qui. Grazie e alla prossima.